Questo video cercherà di togliere ogni dubbio sugli ETF e sul loro funzionamento, dall'A alla Z. Si tratta anche del mio primo esperimento di questo tipo, visto che non sarò da solo a portare avanti questo video, ma sarò in compagnia di altri due personaggi molto ma molto importanti. Da questo lato abbiamo Pasquale. Ciao a tutti. Però tu fatti la barba. Sì, la faccio la barba. Al centro ci sono io che sono Pasquale. E da quest'altro lato abbiamo un altro Pasquale. Ciao a tutti. Sì, comunque hai ragione, fatti la barba. Ho capito, che fai schifo. La faccio la barba. Ti dico che questo video mi è costato tantissimo tempo per crearlo e montarlo ed editarlo, per cui sarebbe ben accetto che tu ti iscrivessi al canale e mettessi un bel like. In modo pratico andremo a fare una simulazione di quello che avviene nella creazione di un ETF, nella sua messa in vendita e sui funzionamenti pratici che ne vanno a regolare il prezzo. Per questo motivo ti invito a guardare anche il video precedente che ho fatto su questo argomento, che ho fatto da solo e non con queste due iene, in cui spiego alcuni errori che spesso si fanno sulla creazione degli ETF. Prima di mettere su la scena pratica alcuni punti teorici su come funzionano gli ETF e poi con un esempio pratico creiamo un ETF, creiamo le quote e distruggiamo le quote, per cui stai fino alla fine di questo video se vuoi effettivamente capire come funziona un ETF. Inoltre ti ricordo che ti lascerò qui un link sul quale potrai andare a scaricare un libro gratuito, un ebook gratuito che ho fatto proprio sugli ETF e che sarà disponibile fra un paio di settimane, per cui intanto registrati così puoi essere tra i primi a riceverlo. Chi comincia? Comincio io. Creazione del mandato. Un'azienda di gestione degli investimenti decide di creare un ETF e definisce il suo mandato, ovvero il tipo di investimenti in cui l'ETF si concentrerà, ad esempio azioni tecnologiche o obbligazioni governative. In questa prima fase iniziale le varie BlackRock, Vanguard, eccetera, hanno un'idea e decidono cosa fare per decidere poi sul punto successivo, cioè su quale indice andare a seguire. Creazione delle quote dell'ETF. L'azienda di gestione degli investimenti collabora con un fornitore di quote chiamato partecipante autorizzato che insieme a lui crea le quote dell'ETF. Questo fornitore di quote sarà responsabile appunto della creazione e della vendita delle quote dell'ETF agli investitori sul mercato secondario, cioè noi poveracci. In sintesi, il processo di creazione di un ETF coinvolge la selezione di un mandato e di un indice di riferimento, la creazione di un portafoglio di titoli che rappresentano l'indice di riferimento, la collaborazione con un fornitore di quote per creare e vendere le quote dell'ETF chiamato appunto partecipante autorizzato e l'emissione e lo scambio di quote sul mercato aperto, quello secondario per noi investitori e poi quello primario quando le quote vengono scambiate appunto fra lui, il partecipante autorizzato e l'emittente. Prima di passare all'esempio pratico capiamo bene come funziona nel dettaglio la collaborazione fra il partecipante autorizzato e la casa emittente, e cioè come vengono create e distrutte le copie dell'ETF che poi saranno, diciamo, la parte delle scenette. In sostanza, il partecipante autorizzato è un'entità finanziaria che ha il permesso di creare e riscattare quote di un ETF direttamente con la casa che gestisce l'ETF senza passare attraverso il mercato aperto. Questo significa che il partecipante autorizzato può acquistare o vendere un grande blocco di azioni dell'ETF in una sola operazione, a un prezzo che riflette il valore del portafoglio dell'ETF. Per cui, come vengono create le quote? Il partecipante autorizzato acquista un blocco di creazione di titoli dell'ETF. Questo blocco di titoli deve essere costituito da tutti i titoli che compongono l'indice di riferimento dell'ETF. Il partecipante autorizzato poi consegna il blocco di creazione alla casa gestore dell'ETF e riceve in cambio un blocco di quote dell'ETF. Il gestore dell'ETF a questo punto crea nuove quote dell'ETF e le va a fornire al partecipante autorizzato. Queste quote vengono poi vendute sul mercato secondario aperto agli investitori individuali o istituzionali. Come avviene la distruzione delle quote? Il partecipante autorizzato consegna un blocco di quote dell'ETF alla casa gestore creatore dell'ETF. In cambio delle quote, il partecipante autorizzato riceve un blocco di titoli che compongono l'indice di riferimento dell'ETF. A questo punto, la casa di gestione dell'ETF rimuove le quote distrutte dal mercato aperto. Il meccanismo di creazione e distruzione delle quote consente di mantenere il prezzo delle quote dell'ETF in linea con il valore del portafoglio sottostante, il cosiddetto NAV. Se il prezzo delle quote dell'ETF sale al di sopra del valore del portafoglio sottostante, i partecipanti autorizzati, che solitamente non è uno solo ma sono più di uno, possono creare nuove quote dell'ETF e vendere i titoli dell'ETF sul mercato secondario, guadagnando dalla differenza del prezzo, il cosiddetto spread. Se invece il prezzo delle quote dell'ETF scende al di sotto del valore del portafoglio sottostante, i partecipanti autorizzati possono acquistare quote dell'ETF sul mercato aperto, consegnarle alla casa gestione dell'ETF, per cui chi l'ha creato, e ricevere in cambio i blocchi di titoli sottostanti, guadagnando tra la differenza del prezzo. Tradizionalmente i partecipanti autorizzati sono grandissime banche come Bank of America, JP Morgan Chase, Goldman Sachs o Morgan Stanley. Perché non facciamo tutto con degli esempi pratici, delle belle scenette con questi due boloschi bifolchi?
Allora, ora creiamo le ETF, creiamo le quote, distruggiamo le quote grazie ai tre personaggi. Allora, da questa parte ho Pasquale Roccianera, l'emittente. Da quest'altro lato invece ho Pasquale Giovanni Piero Ponte Morgano, il partecipante autorizzato. Io sono Pasquale Riganello, l'investitore. Quasi quasi vorrei creare un bel ETF sul FTSE MIB. Cioè, tu con tanti ETF che potete creare sul mercato azionario ne vai a creare proprio uno sul FTSE MIB. Cioè, ma dove ce l'hai la testa? Senti, tu lamentati poco perché ci ha dato questi cognomi scemi solo per cercare di imitare i nomi di BlackRock e di JP Morgan, per cui stai zitto. Pronto la Consob, buongiorno. Senta, avevo mandato una serie di incartamenti per la creazione di ETF sul FTSE MIB. Volevo sapere se l'avevate ricevuto e se era stato tutto approvato. Perfetto, quindi vado a ricevere la conferma a brevissimo. Perfetto, perfetto, grazie. Bene, adesso vado a contattare un po' di partecipanti autorizzati per andare a fare la creazione delle quote. Potete contattare JP Morgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley e anche quello strano Pasquale Morgano, come si chiama lui. Senta lei, signor Pasquale Giuseppe Piermonte Morgano, buongiorno. Ma dammi pure del tuo, Roccianera, sai, fra banche che inchiappettano i vari clienti ci si capisce bene. Grazie mille. Senti caro, io vorrei creare un primo pacchetto di creation unit per un ETF sul FTSE MIB che segue le 40 migliori aziende italiane. Che te ne pare come idea? Non chiedermelo neanche, qualche fesso che compra un ETF sul FTSE MIB in Italia lo troviamo. Certo, sarebbe stato meglio creare un ETF sullo Standard & Poor's 500, ma qualcosa lo troviamo. Io direi che si potrebbe partire con un acquisto di 2 milioni di euro di quote, per cui quello che ti posso proporre, ti do 2 milioni di euro di asset delle 40 aziende che seguono il FTSE MIB e tu mi emetti 200.000 quote perché vorrei settare un prezzo di 10 euro a quota. Come la vedi? Perfetto, mi sembra un ottimo modo per partire. Benissimo, eccoti 2 milioni di euro di quote. Allora, come custodial bank ti proporrei l'Altrax in Lussemburgo, ma essendo io una banca JP Morgano potrei tenerla anch'io, no? Allora, secondo i prezzi attuali del mercato, se emetto tutte le 200.000 quote sul mercato azionario, questo ETF non dovrebbe discostarsi molto dal NAV. Adesso lo metto in circolo e vediamo quello che succede. Allora, ho messo le quote sul mercato, considerato che questo non è un mercato totalmente liquido, ma comunque non si tratta dell'S&P 500, ma solo dell'Italia, penso che un 10 centesimi di spread fra i bid e l'ask mi possono coprire abbastanza per quanto riguarda i costi di gestione e i vari costi di transazione e i costi vari che possono essere annessi. Per adesso comportiamoci così e poi vediamo cosa succede. Oh, guarda, un ETF sul FTSE MIB, non posso assolutamente perdermelo, devo assolutamente investire in questo asset. Certo, ci sono degli ETF un po' peggiori, tipo lo Standard & Poor's 500 e il Nasdaq, ma chi si può perdere un ETF sul FTSE MIB? Questo ETF si sta deprezzando un pochino troppo e il NAV si sta discostando parecchio da quello che è il valore del mercato. Adesso vado dall'amico mio Roccianera e vediamo se gli faccio sganciare qualcosa. Senti Roccianera, io ho comprato un po' di quote dal mercato, 100.000 in realtà, te le ridò. Se mi vai a ridare gli asset per il valore attuale, io me li vado a rivendere sul mercato e cerco di riguadagnarci dallo spread delle due operazioni. Va bene, grazie. Ecco il corrispondente di azioni del FTSE MIB per un valore di 100.000 quote. Perfetto. Adesso vado a rimettermi queste quote sul mercato e secondo me con queste 100.000 quote va tutto a buon fine. Vedi, avevo ragione. Adesso il NAV non si discosta più di molto da quello che è il valore attuale del mercato delle azioni. Ancora, questo ETF mi sta facendo impazzire. Adesso vado da Roccianera e mi faccio ridare qualcosina. Questo prezzo sta andando alle stelle. Devo sicuramente andare a ricomprare qualche quota dall'amico Roccianera. Senti Roccianera, di nuovo questo ETF mi sta facendo impazzire. Ho ricomprato il sottostante per un valore di 1 milione di euro. Vale ancora 10 euro. Se mi dai 100.000 quote, le vado a riprendere e insomma a rimettere sul mercato. Così faccio scendere un po' il prezzo dell'ETF. Ah, va bene, grazie. Eccoti 100.000 quote aggiuntive da mettere sul mercato per il FTSE MIB in maniera tale che possiamo riportare il prezzo dell'ETF a un valore più consono e vicino al NAV, per cui abbassarlo. Bene, adesso vado a vendere queste quote aggiuntive sul mercato azionario, così vado un po' ad abbassare il prezzo e io intanto ci guadagno sullo spread che ho creato fra le quote che vado a rivendere sul mercato e quello che ho incassato vendendo a Roccianera le azioni che fanno parte del FTSE MIB. Questo ETF non gira proprio per niente, non gira tanto. Sono 5 anni che sta sul mercato e non ho fatto neanche 10 milioni di euro di AUM, di Asset Under Management. Fonderlo con un altro ETF sul FTSE MIB non mi conviene neanche perché non ci guadagnerei tanto. Mi sa che mi conviene proprio delistarlo.
Pronto la Consob, ciao bello. Senti, volevo chiederti, non c'è trippa per Garth, volevo dire, l'ETF su FTSE MIB che avevo creato, volevo delistarlo, per cui volevo, se mi approvi tutto, mandare la comunicazione agli investitori per dirgli che questo ETF sarà delistato, in modo che abbiano i 30 giorni lavorativi, cioè le 6 settimane, appunto, per provvedere a fare quello che è necessario. Va bene, aspetto la conferma. Senti caro Morgano, questo ETF non va per niente, devo delistarlo, per cui preparati. Ehi la roccia nera, beh, con tutto quello che ti sta creando questo ETF in termini di problemi, immaginavo che prima o poi saresti arrivato per fare un delisting. Va bene, come ci comportiamo? Ovviamente noi abbiamo 6 settimane, 30 giorni lavorativi per avvisare i vari investitori che questo ETF sarà delistato. Creiamo un prezzo adesso e lo già andiamo a confermare, per cui questo prezzo sarà il prezzo a cui liquideremo l'ETF, oppure fra 6 settimane diciamo agli investitori al prezzo di chiusura dell'ETF andiamo a riprenderci le quote. No guarda, facciamo la chiusura col prezzo a 6 settimane, per cui al delisting non credo che comunque nessuno terrà le quote di questa schifezza fino all'ultimo giorno. Toh, mi è arrivata una notifica via email. Ecco, lo sapevo che questo ETF era una cappellata, lo stanno delistando, e lo sapevi pure tu immagino, eppure tu secondo me. Sì dai lo so, però era una cosa fatta a tavolino per spiegare i concetti con delle scenette un po' più pratiche, non è che ho creato proprio... dai. Guarda, spero proprio di sì, perché fra scrittura, registrazione, video editing, animazioni varie, questo video mi è costato 72 ore di lavoro continuato, per cui spero tanto che almeno porti profitti in termini di iscrizioni e like. Senti amico mio, caro, visto che hai creato questo ETF che fa schifo, adesso te le compri subito le quote, perché io mica vado ad aspettare l'ultimo momento quando non trovo nessuno sul mercato, visto che tu sei obbligato a comprarti queste quote, ok? Perché lo dice la legge. Tu sei un infame di investitore. Tu comunque sei peggio di me. Ricordandoci che questi non sono né consigli a investire né tantomeno a non investire, ma solo spunti per scopo didattico e approfondimento. In ogni caso, se questo contenuto ha portato un valore aggiuntivo alla tua conoscenza, fammi capire il tuo gradimento con un bel pollicione in su. Se invece vi hai appena conosciuto, potrebbe essere una buona, anzi un'ottima idea, cominciare a fare parte di questa bella community con una maggiore presenza, la tua, iscrivendoti al canale e cliccando la campanella delle notifiche. Noi ci vediamo in un prossimo video. A presto!